Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Manico fa Isaac Afterbirth. Siamo qui oggi per fare una bella partitozza in grid mode con un personaggio a mia scelta. Allora, nella scorsa partita abbiamo fatto Sansone, giusto? E abbiamo sbloccato i Razorblade per Iver, una partita OP, stavamo per fare dei Lost, roba del genere, giusto? Quindi oggi facciamo Eve, mi sembra più che giusto. Allora, il seed per questa partita è 301QL2XW. Andiamo subito a mettere la missing account di 2. Niente di che, Eve inizia con un po' più danno in meno degli altri personaggi, un po' più veloce, e con Razorblade che gli dà danno tipo nella stanza in cui è, se non erro, sì. E oltre a queste adoratissime, bellissime lacrime rosse, finché lo tiene. Sì, se non erro è questo. Ha due cuori e ha War of Babylon che si attiva un cuore. Cioè, quando lei scende a un cuore di vita, adesso vediamo perché io Eve la gioco in modo strano. Cioè, mi attivo subito il Razorblade che mi dà il danno, poi mi dà War of Babylon e così riesco a giocarmelo decentemente. Sì, non dovrebbe essere fatto così, però io lo uso spesso così perché sono deficiente. Più che altro perché non riesco, perché lo uso molto alla Judas Mod, quindi. Se riesco a farcela così, meglio così, se no non ce la faccio. Comunque, quello che voglio dire, War of Babylon con lei si attiva soltanto a 1, non a mezzo cuore di vita, o a mezzo nessun cuore di vita. Ciò significa che lei ha un cuore, può già fare, avere gli effetti potenziati di questo War of Babylon che lei possiede dall'inizio. Oltretutto ha l'uccellino morto di Eve che quando prende danno, per la stanza in cui ha preso danno, tiene questo famiglio, che è un famiglio non per nulla buono, ma quantomeno relativamente utile, perché non è che non è buono perché non fa danni. Più che altro perché ci mette tanto a ingaggiare i nemici, potrei definirla così questa situazione, sì. Siamo messi estremamente male per il fatto principale che c'è tanta roba a schermo e siamo soltanto alla settima ondata. La grid mode funziona a ondate, dovremmo affrontare 8 ondate ogni stanza. Sì, 8 ondate ogni stanza di nemici che sono in questo caso estremamente fastidiosi. Ci manca poco però per poter finire queste ondate, tornare lassù, recuperare i cuori e comprarmi una chiave per entrare nella seconda stanza del tesoro. Mentre nella grismo funziona così: ci sono 8 ondate, poi ce ne sono due di boss e una di boss supplementare, potremmo definirla in questo modo. Sì, di boss supplementare, che è quella per ottenere il patto con Satana. 2020 è un ottimo oggetto perché duplica i miei colpi. Quindi, signor oggettone, tra questi oggetti iniziali, quello che vorrei prendere è assolutamente nessuno. Quindi credo che mi terrò i soldi. Sì, penso che mi terrò i soldi. Entro qua dentro perché potrebbe esserci qualcosa di interessante. Sembra di sì. Vediamo cosa c'è. Due cuori di fede. Ne è valsa oggettivamente la pena. Adesso non so se Razorblade utilizza i cuori rossi o i cuori di fede, però non lo voglio utilizzare adesso. In realtà, per ottimizzare tutta questa partita, non dovevo uscire dalla stanza perché avevo Razorblade. Sì, in teoria sì, però non mi conveniva perché avevo talmente poca vita che morivo molto facilmente. Questo colpo non me lo ricordo. Sta di fatto comunque che, bando a un po' di discorso serio, Eve non è propriamente il personaggio migliore per questo tipo di partita, però noi ce lo faremo andare bene perché Eve in realtà non ha propriamente un utilizzo così buono. Lei va molto con i patti con Satana e si gioca prevalentemente senza cuori rossi. Razorblade è utile per ottenere quel potenziamento in più in una stanza contro il boss quando si ha un cuore da buttare, e per il resto, cioè, non è il mio personaggio preferito, l'avete visto, c'è stato un bel po' di episodi, che si chiamano almeno 4 episodi, credo, di Eve Shame. Se siete qui da poco sul mio canale, vi consiglio di guardarveli perché, per farvi comprendere quanto io possa essere scarso. Ovviamente in realtà non è che vi consiglio di guardarvi perché sono buone partite, ma perché ho fatto delle pessime partite con Eve, e magari se vi interessa vedere come Eve non va giocata, quello era il metodo. Erano anche delle partite pessime per quanto riguarda gli oggetti, quindi proprio non si salva nulla. Oddio mio, come ho schivato quell'ultimo colpo, e anche questo sono stati colpi da maestro quasi, però più che altro li definirei culo, perché non credevo di schivarli. Ok, due cuori neri, una troll bomb, che mi ha fatto perdere un cuore nero, ovvio, perché non sono riuscito a rispedirla via, è una cosa buona e giusta. Scendiamo giù e speriamo di essere un po' più fortunati con gli oggetti che troviamo, ovviamente. Siamo comunque in War of Babylon, quindi abbiamo più danno di Judas normale. Adesso non saremo più a War of Babylon perché abbiamo preso Rotten Meat, che è un HP up.
Non so se mi conviene prenderlo, però questo mi conviene prenderlo. Entrare nella stanza qui dentro e prendermi l'altro HP up che c'è, mi potrebbe essere utile. The Assist Cross. Ok, mi ha fatto l'effetto delle troll bomb. Razor Blade, adesso voglio vedere. Mi piglio quest'altro HP up che è Blue Cap, che mi dà un altro HP oltre a della velocità, damage, sì, in più. Adesso io mi voglio vedere se lo uso 2 volte, mi aumenta 2 volte. Non lo so perché abbiamo anche l'altro effetto, però quantomeno adesso usa i cuori rossi, sono sicuro, e ciò mi rende felice. Per la Razor Blade quantomeno a quanto pare è utile in questo senso. Il danno che facciamo ora è molto buono, è abbastanza alto. Se dovrei riuscire a non prendere danno, anche perché 20-20, cioè in realtà noi se prendiamo bene con le nostre lacrime facciamo un 20 di danno, cioè no, un 16 e qualcosa di danno, che è qualcosa di comunque molto alto per quanto riguarda il danno da avere in queste stanze iniziali. Come detto, il mio danno, quello che io amo per completare il gioco, lo ripeto ogni tanto, anche un po' troppo spesso, è il 20 tondo. Se ottengo 20 tondo, sarò sempre contento del danno che ho ricevuto. Comunque, il 20 tondo, il 10 tondo, che vabbè, questo sarebbe un 20 tondo col 20-20, perché il 20-20 funziona in questo modo che raddoppia il danno, quindi può essere utile. Sono indeciso se prendermi Chaos oppure no. Penso di no, perché, beh, non mi interessa avere gli oggetti a caso dai patti con Satana o della roba del genere, quindi non voglio raccoglierlo adesso. Lo voglio raccogliere se riesco a buggare la partita, magari col D20 o con Blankard più una Chuo Diamonds, che l'abbiamo già visto molto bene, funzionano estremamente bene come tattiche, e quindi ci possono permettere oggettivamente di fare le porcate. Patto con l'angelo che mi dà monete. Un po' meno inutile che se mi capita di solito, in questo caso è quanto meno utile. Prendiamo Binky perché è un come si dice? Un aumento di tiers. E poi prendiamoci anche PJS che mi refulla la vita, sì. È una cosa un po' malvagia in questo senso, però mi darà anche dei 4 cuori di fede, quindi avendo io questo oggetto, come si chiama? Non mi viene il nome, Razor Blade, posso comunque utilizzarli un po' di cuori. Peccato perché anche l'altro oggetto, Mr. Dolly, che aumenta sempre le lacrime, sarebbe stato interessante averlo. Quantomeno adesso siamo messi un po' bene. Un altro HP, spero di un patto con Satana questa volta, allora. Non ne prenderò altri HP. E qua mi recupero questo. Tra questi oggetti, sinceramente, che mi mettono in vendita, non c'è quasi nulla che mi interessa. Necronomicon non è utile, come non è mai utile. Ok, quindi adesso mi vediamo. Sì, è un aumento di danno ogni volta. Sì, aumento di danno ogni volta, anche se non è così alto ogni volta che lo faccio, cioè diminuisce dopo la prima volta, non mi dà sempre lo stesso aumento di danno. Avete visto che era 1,37, poi 1 è qualcosa, poi 1,08, poi 0,88, e poi è aumentato di tanto perché ci si è attivato anche il mio War of Babylon, che è buon oggetto, veramente un oggettore. Tenersi a questa poca vita può essere utile, eh. Secondo te conviene ovviamente recuperarsela? Credo che a quanto pare convenga recuperarsi vita per poi portarsi a così poco. In realtà, quindi, non so. Io personalmente giocherei però con un solo cuori di fede, per i miei gusti personali, con Eve. Però a quanto pare Razor Blade gli ho trovato un po' un mezzo utilizzo. Un mezzo utilizzo che sta al fatto principale che io me la rischio tanto con Eve. È vero, è che giocarsela così è comunque oggettivamente rischioso. Anche se il danno lo facciamo grazie anche a 20-20. Infatti avete visto quanto poco ci ho messo a uccidere questo nemico. Veramente nulla. E l'angelo neanche, non credo che durerà tanto. Sconfiggo prima Pride. Sì, perché l'angelo mi dà più fastidio. Almeno in solitudine riesco a combatterlo meglio. Questo perché io questo angelo non so bene i suoi pattern, quindi può dare estremamente fastidio. Altri oggetti inutili che mi danno fastidio perché patti con l'angelo, a quanto pare non vogliono darmi nulla di utile. Beh, niente, non mi conviene prendere nulla qui, mi conviene andarmene, scendere direttamente giù perché ci sono oggetti quantomeno completamente useless. Perfetto, quindi scendiamo qui giù, siamo comunque 5 di danno, in teoria sì, quindi devo aumentarlo. Steam Cells. No, adesso sono troppi cuori rossi, quindi non lo devo prendere. Allora, Care Battery fa il doppio effetto, cioè mi toglie due cuori, però
è doppio effetto, cioè non so se conviene quanto se conviene. Ho fatto ciò perché c'era un'altra batteria al centro, quindi poteva essere utile. Accogliamo anche questa batteria. In realtà quelli là possono droppare, il motivo principale per cui può convenire prenderli. Fire Mind, le mie lacrime hanno la possibilità di esplodere, questo potrebbe risultare invece già più utile. Però la cosa di sicuro più utile è che io dovrei avere un po' di vita qui. Ok, Sintoi, già qualcosa di buono. Questo potrebbe valere la pena, magari mi dà cuori, due cuori di fede. E poi Mit, interessante. Adesso io direi di fare così, nella speranza di perdere il cuore. Questo cuore qui contenuto, speed up, Chuo Diamonds me la tengo perché se mi capita una blank card in un modo o nell'altro dovrei aver praticamente vinto. Adesso attiviamo relax e diamo anche questo cuore che abbiamo ottenuto indietro. Ok, un altro cuore, comunque ha droppato un altro un judgment, cioè non un altro perché questo non è un judgment normale. Store credit mi interessa. Mi interessa in come però. In mid. E oggettivamente è un damage up che voglio prendere. Un'altra pillola che è bad trip, che non è buona in realtà. E poi Coffin, Pisk Speed più Sides Down, che mi va bene. Ed è anche abbinato un'altra speed up. Quindi siamo oggettivamente tanto veloci. Va bene, io direi che mi compro questo e questo e poi li darò nei cuori, cioè li darò a cuori, utilizzerò. Vediamo, ok, 1 e 2, così sono a 1.47, a un bel po' di danno, 1.47 di danno. Faccio esplodere le mie lacrime, dose basata sulla luck, e faccio danno tipo da bruciatura? Sì. Non mi piace che abbiamo molta vita rossa che vorrei dare a Satana, però a quanto pare Satana non vuole più apparire. Cioè, è apparso una volta, poi ha detto, vabbè, non ti interessa, cioè, non ti ho dato nulla, non mi stai simpatico, vattene via. Questa è stata rischiosa in realtà perché potevo prendere danno dal fuoco se esplodeva, però ti non risicano, rosicano. Mando delle cazzate, in realtà non c'entra nulla, potevo anche non rischiarmela come me la sono rischiata, oggettivamente parlando. Vedete, qua stanno esplodendo invece tante lacrime, prima non ne sono esplose quasi nessuna. Meglio così. Devo dire che mi dà estremamente fastidio non vederci assolutamente nulla, anche se abbiamo ogni tanto possibilità di mettere questi fuochi che mi fanno vedere, non sono di certo qualcosa che è utile. Se ottengo la blank card sarei estremamente felice. Perché, oh no, ho disattivato la cosa e ho preso mezzo danno. Sono un po' troppo veloce. Quindi, in realtà, Thunder Fikes poteva essere utile a sto punto. Thunder Things? Fikes? Non mi ricordo. Non mi ricordo mai il nome di quell'oggetto. E non riesco a ricordarmelo perfettamente mai. Non so perché, però, comunque. Fatto anche questo. Cosa chi c'è? Due guerra. Ok, finché si esplode una vicenda, in realtà mi va bene. E facciamo anche abbastanza danno. Uno è già passato di fase, l'altro è passato di nuovo di fase ed è morto. Altro patto con l'angelo. Che hai? L'unica cosa utile sono questi due cuori di fede che ha qui dietro. Ok, possiamo uscircene da qui, salire qui sopra, vedere cosa c'è. No, non c'è nulla di interessante, però mi prendo questa batteria scontata, che invece può risultare utile. Qua c'è la Steam Cells, vero? Che non comprerò. E direi che possiamo scendere ancora giù. Adesso c'è soltanto questo, poi un altro piano, giusto? Questo è un altro piano e poi basta. Vediamo cosa c'è qui. Un altro speed up che a sto punto prendo, visto che non può aumentare nulla, ok, mi ricordavo bene. Questo è un buon oggetto perché è uno stats up. Converrebbe prenderlo in teoria. Vabbè, io mi piglio questo oggetto. Black Lotus lo stesso, è buono. E poi faccio così. E mi recupera un bel po' di vita. Vediamo se l'ultimo piano saremo fortunati. Se no, utilizzeremo la nostra Chuo Diamonds. E controlliamo cosa c'è. No, le mie lacrime che mi tornano indietro non mi interessano. Quindi adesso mi aumento il danno a dismisura. Ok, quindi ho un ottimo livello di danno. E dovrei riuscire a eliminare quantomeno tutti i nemici. Spero in pochi colpi. Anche questi qua, sì, questi qua li sto eliminando in tipo 2-3 colpi. Ovviamente gli do due fiancate di queste di queste 4 lacrime. Che comunque è una cosa buona, oggettivamente parlando. Non so se il danno da fuoco scala, perché gli uccidiamo
in fretta questi qua. Però se scalasse sarei felice, perché beh, non fa mai male. Ok, due Envy andranno via in fretta, perché comunque abbiamo delle lacrime buone. Potrebbero essere più alte solo se otteniamo qualcosa come pesci, e sarei felice di ottenerla, perché lacrime più alte aiutano sempre. Cioè, sempre più lacrime, sempre più lacrime. Ho preso un danno idiota dai ragni che sono esplosi. Allora faccio così e dovrei liberare tutta la situazione. Perfetto, liberata tutta la situazione. Entriamo qui e eliminiamo questi due Devouraged molto in fretta, come alla fin fine sta succedendo. Li facciamo con un bel po' di vita, li togliamo con un colpo, quindi buona, come cosa estremamente buona. Adesso cosa c'è? Un Conquest, che è più fastidioso di quel che sembra. Se adesso mi vogliono concedere un patto con Satana o un ottimo patto con l'angelo, sarei felice. Se no, invece sarei triste. Non so se preferisco questa cosa oppure altre. Però patto con Satana, questo è buono. Cubo di carne come patto con Satana lo prendo, solo per avere un prossimo patto con Satana sicuro. No, c'era un centesimo. Ho abbandonato un centesimo al suo destino, che tristezza. Black Lotus, in altri casi ti avrei preso, in questo non posso purtroppo, significherebbe incasinarmi, e quindi non necessito di ciò. Ok, vediamo cosa c'è qua. No, niente possibilità neanche di rollare, quindi nulla. Utilizzerò allora il mio oggettino. C'ho diamonds, intendo. Quindi mi raccolgo un po' di questi centesimi. Non ci sono neanche oggetti che voglio, giusto per dire. Gli ultimi mi prendo così, perfetto. Allora, qua mi potenzio al limite inverosimile del mio potere. Ok, cioè vado al massimo di danno che posso fare. E poi combattiamo, no? Molto semplice la situazione. Queste sono lo shop, manca questo e un altro piano, e poi abbiamo completato la grid mode. Siamo in 15 minuti fin qua. A dirla tutta mi va bene. Devo decidere semplicemente come affrontare il prossimo piano. Voglio affrontarmelo tutto, cioè voglio affrontarmelo non tutto, in modalità full cuori rossi oppure no. Personalmente voglio affrontarmelo con nessun cuore rosso. Cioè significa che mi comprerò tutti i cuori rossi, utilizzerò la Chuo Diamonds entro la fine di questo piano, e mi comprerò il massimo di vita che posso con i cuori rossi che posso, e poi li userò a inizio piano, nel prossimo piano, per ottenere il maggior numero di danno possibile, così che posso eliminare in fretta Ultra Grid. Sì, credo di sì, credo che questo dovrebbe essere il mio piano. Anche Famine è andato a terra, l'ultimo Famine. Perfetto, facciamo così. Però possibilmente in realtà mi piacerebbe che mi dà il gioco, mi dà la possibilità di ottenere un patto con Satana decente. Magari, che ne so, Abaddon. Abaddon lo prenderei adesso, sembra strano ma lo prenderei. E poi nient'altro. Facciamoci anche questa cosa, perché voglio il patto con Satana, anche se i nemici qua sono come sempre abbastanza difficilotti. Ok, sono riuscito a eliminare questi. Ho preso un danno lì, non so perché. Cioè so perché è esploso, però sono sfigato che è esploso proprio in quel momento. Adesso manca l'ultimo. Ok, grazie a Dio che non ti sei avvicinato troppo. Devo stare lontano da questi nemici. Per fortuna non si è avvicinato troppo, e quindi mi ha risollevato la situazione. Patto con Satana, eccolo qui. To gioco, grazie, ti voglio bene. Allora apriamoci Gappy's Airball e Abaddon. Perfetto, 6 cuori neri, me li pago benissimo. 45 di vita. Ok, quindi piglio il suo Diamonds. E beh, la voglio la candela? No, non la voglio la candela, quindi posso andare avanti così. Perfetto. Il danno che faremo è 8,94, che è comunque buono secondo me. Con le lacrime che abbiamo e tutto quello che abbiamo dovremmo potercela fare. Adesso potremmo ottenere altri 25 centesimi, che non sarò così felice di ottenere. Altri 5 centesimi, ok. Volei altro drop di centesimi, ma non esagerati. Non avrei mai pensato di raggiungere il massimo possibile di centesimi in questo caso, però a quanto pare è successo. Va bene. Ok, Ultra Grid. Adesso stiamocene qua a lontananza. Esploderà anche più o meno quello che c'è attorno a lui. E gli facciamo comunque non poco danno. Cioè è un buon danno questo per dover affrontare Ultra Grid. Poi ci si mettono anche i fuochi, che di certo aiutano, perché fanno danno passivo. Ovviamente non aiutano quando sono così sfigato da venire colpito da queste bombe
ed ha una marea di ragni. Cosa? Che sfortuna nera qua. Però vabbè, adesso cerchiamo di concentrarci un pochettino e di far funzionare questa battaglia. Sì, sì, Abaddon, non ho detto, oltre ad aumentare il danno, darmi cuori neri e quindi mantenermi in War of Babylon perenne, mi fa anche un altro effetto particolare. Quale? Quello che mi dà la possibilità di rendere... Non di rendere, sì, di rendere le mie lacrime fear, cioè di trasformare i nemici impauriti, di rendere i nemici impauriti dalle mie lacrime. Che non è una cosa così brutta in realtà. C'è da dire che Firemind non so se ne valsa la pena in realtà comprarlo, perché non mi sta aiutando così tanto quanto mi sta dando fastidio ora come ora, perché mi sta esplodendo sempre quando ci sono io vicino, indiscriminatamente dalla situazione. Semplicemente lui esplode. Ok, evitiamo adesso di sparare per un attimo. Vi ho preso danno lo stesso perché credo che fossero già scoppiate tutte quando ho visto scoppiare la prima. Mi dovrei concentrare. Se mi concentro sarò tranquillo. Comunque, quanto riguarda la situazione della partita, non è così brutta. Perché, beh, siamo onesti. Non possiamo... Cioè, abbiamo levato mezza vita. Manca ancora metà scontro, quindi, in teoria, praticamente. E non abbiamo neanche giocato molto bene, quindi se mi concentro un pochettino dovrebbe andare tranquillo. Se magari non mi piglio i gettoni che lancia in faccia, sarà tutto una cosa che renderà questo finale un finale da felice e contenti. Se lui poi sta sui fuochi, mi fa uno di quei regali che io adoro. Perché beh, non posso, gli fa danni in modo passivo anche oltre che in modo normale. No, bombe. Ah, non sono riuscito a schivarli in nessun modo, maledizione a me. Manca poco, però io ho anche poca vita. Ok, stiamo attenti a non prenderci danni da questi. E quelli là li hanno curati un pochettino. Non spiego mai Grid, Ultra Grid. Però credo che sia abbastanza esaustivo. Poi quando fa così evoca, quando fa roteare le pupille, seleziona tra una serie di attacchi quale attacco utilizzare. Se le pupille diventano bombe, evoca delle bombe, dei gettoni bomba che esplodono dopo un breve periodo di tempo. Se evoca delle chiavi, evoca dei gettoni chiave che aprono le porte che ci sono attorno. Se invece non evoca gettoni, cioè non le sue, la slot machine va in perdita, diciamo, non c'è nessuna coppia nei suoi occhi, quello che evoca sono queste monete rotanti e i cuori lo curano e lo velocizzano, niente di che. Abbiamo sbloccato la Black Feather, la penna nera, tipo, sì, ok, adesso diamo altri centesimi, 84 centesimi, spero di riuscire a donarli tutti. Comunque ci abbiamo fatta anche con Eve e in 20 minuti. Ciò mi rende abbastanza fiero di me, perché devo dire la verità, la grid mod è raro che duri tanto, a meno che io non la voglia rompere. È anche il motivo principale per cui non mi piace romperla. Cioè in realtà ci sono svariati motivi. Uno, i video escono troppo lunghi. Due, e quindi ci metto tanto a caricarli. Due, non mi piace rompere di stanolito il gioco in modo estremo, perché se no perdo un pochettino di divertimento. Lo farei solo con The Lost, infatti l'obiettivo l'ho continuato a rompere perché speravo in The Lost a dirla tutta, però non l'ho voluto neanche nominare e si stava quasi per avverare. Maledetto a me che sono stato così pirla. Poi il terzo motivo principale è che adesso, il terzo motivo principale è che se, cioè ci metto già abbastanza poco quando rompo e quindi meglio per me, ci metto a caricare, riesco a caricare più video e stare un po' più tranquillo. Oh, dovrei arrivare a 599, perfetto. Non mi ricordo quando si sblocca l'oggetto che necessito in grid mode, però manca poco, perché dovrebbe essere tipo 666? Boh, non me lo ricordo. Comunque, per questa partita è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Non è stata OP, però è stata, credo, divertente. Guardate tutto, vi ricordo di iscrivervi, commentare e lasciare un mi piace. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video, ciao!